Zoo veste. Lo Zoo di 105. Siamo quasi in chiusura, ci colleghiamo con Marco, se non sbaglio. Marco? Ciao ragazzi. Ciao bastardo, di dove sei? Di Milano. Di Milano, tutto bien? Tutto bene, tutto bene. Ascolta, bene, bene, siamo un po' rincoglioniti. Arriva il venerdì, poi con l'alito del vecchio. Cosa? Il venerdì è normale. Il venerdì è un po' una giornata così. Certo. Senti, tu hai richiesto una bastardata che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Lo scherzo più bello che abbia mai sentito in vita mia. Bravo! Abbiamo praticamente fatto finta di essere dell'89-24-24. Sì. Esatto. Abbiamo chiamato quelli veri e abbiamo messo tipo 8 operatori tutti insieme contemporaneamente. Esatto. Un bordello. Sì, 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 sì. E poi io mi spacciavo per un tecnico che cercava di risolvere il problema. Certo. Vabbè, te la facciamo sentire allora. Ciao Marco! Grazie. Ciao ciao! Ciao bello! Ciao, ciao a tutti, sono Vito Sinitro. E Vito! Richiesta. Questo è Zoo Veste, la bastardata del giorno. La bastardata del giorno. 89 24 24 89 24 24. Benvenuto. Pronto? Pronto, 89 24 24. Sono Maurizio, come posso esserle utile? Ciao, sono un'altra operatrice, non so perché parlo con te. Ma hai chiamato tu? No, no, io ho preso una chiamata, si vede che c'è qualche problema. Ah, ma hai bisogno di un'informazione? No, ma sono un'operatrice nel call center, non so come mai stiamo parlando io e te. No, scusa, cioè, spiegami, tu lavori all'89-24-24 e hai chiamato me? No, no, io non ho chiamato, ho preso una chiamata in arrivo. No, anche io ho preso una chiamata in arrivo. Si vede che c'è qualche problema sulla linea, lo faccio presente, ok? 89-24-24, buonasera, sono Maurizio, come posso aiutarla? Non lo so, ha telefonato lei, mi dica. No, 89-24-24, io sono Maurizio, posso esserle utile? Buonasera. Buonasera, anch'io sono Laura dell'89-24-24, signora, ha telefonato lei? No, mi scusi signorina, no, ma lei cercava delle informazioni? Buonasera, sono Daniela, come posso aiutarla? Tre, sono pronto? Tanto, anch'io sono Laura del pronto pagine gialle. No. Mi sa che c'è qualche problema di linea, non lo so. Io sono Maurizio dell'89-24-24. Allora io sono una sua collega, perché anch'io non lavoro alle pagine gialle. Ma perché hai chiamato, scusa? Io non posso chiamare. 89-24-24, sono Luca, come posso aiutarla? 89-24-24, buonasera, sono Daniela, come posso aiutarla? Daniela, anch'io sono dell'89-24-24. Chiudiamo allora. Sono Luca, ma c'è un'interferenza, c'è un altro operatore in linea. 89-24-24, sì, sono Maurizio, come posso aiutarla? Aspetta, chiudiamo allora. 89-24-24, sono Anna, come posso aiutarla? No, veramente stavo parlando con un'altra signorina, mi scusi. Infatti stai parlando con me. Non ho capito, scusate. Forse è partita la chiamata in automatico, questo è il servizio di pronto pagine gialle. Ma è lei che ha chiamato al servizio? Non ho capito, ci sono interferenze qua. Ma voleva sapere un indirizzo? Pronto, mi dica. Pronto? Sono Maurizio, ragazzi, scusate, ma cosa sta succedendo? C'è un casino sulle linee, mi sa che stiamo entrando. Quanti operatori sono collegati, scusate? Sono parecchi. Io sono un tecnico dell'89-24-24, c'è un problema. Fausto, sono Paolo. Un attimo, uno per volta, per favore. Allora, io sono Maurizio. Bene, poi chi c'è in linea? Tiziana. Tiziana, allora dobbiamo fare delle prove audio, per favore. Un attimo solo, perché qua si sono incrociate le linee. Dai ragazzi, anche oggi sto appena finendo il turno. Ragazzi, un attimo solo. Allora, Tiziana? Sì. Sì, fammi a... No, lungo, perché se non riesco a capire... Dai, che cos'è l'144? Okay. Dai, forza ragazzi, per favore. Più lungo, riesci a farmelo più lungo? Sì, mi manca il fiato. Ok, perfetto. Poi chi abbiamo in linea ancora? Sono Maurizio. Maurizio, per favore, fammi B. Ma è una presa per il culo? No, dai ragazzi, per favore, stiamo risolvendo il problema. Che devo finire il turno anch'io. B. Ok, poi chi abbiamo in linea? Paolo. Fammi C, per favore. Cos'è devo fare? C, C. C. Ok, perfetto. Tiziana? Sì, dimmi. Allora. Sì, ragazzi, ma se siamo tutti nella stessa stanza, non facciamo prima vederci di là, ci andiamo a prendere un caffè, perché. Non so tu che postazione sei. Io sono qua in fondo. Tiziana, scusa, alzati un attimo. Ma mi dove vedi? Siete? Ma in che città? A Torino, mi vedi? Dove? Mi vedi? No, io no. Sono in piedi col braccio alzato, non posso. Quanti sono di Torino? Io sono di Torino, Maurizio. 89-24-24. Ah no, un casino. Francesca. Francesca, un attimo solo, per favore, ragazzi, c'è un casino. Sto cercando di dirigere il traffico come un vigile. Francesca, di che sede sei tu? Di Torino. Torino, perfetto. Tutti Torino. No, io sono di Milano. Francesca, tu mi ricevi? Mi dica.
Sì, sono Michelazzi. Sono Michelazzi della pagina gialla, un attimo. Tiziana, c'è ancora in linea? Pronto, sì, mi dica. Perfetto, Tiziana, un attimo solo. Abbiamo Francesca, se non sbaglio. Sì, no, Tiziana da Torino. Chi? Tiziana e Francesca? Da Torino. Perfetto. Allora, scusate, ragazzi. Per favore, ragazzi, state facendo confusione. Pronto? Sì, ragazzi. Codice 4/6. Pronto? Francesca, fammi A, per favore, così capisco da che parte arrivi. Paolo, tu mi ricevi ancora da Milano? Io ti sento ancora. Non Maurizio? Ci sono. Tiziana di Torino? Sì. Perfetto, allora dovrebbe essere tutto a posto, ok? Ma sganciamo noi, chiudiamo noi? Vi no. Sgancio io, allora. Al 3, no, no, al 3 fate tutti A insieme così riesco a sconnettervi. Pronti? 1, 2, 3. Perfetto, grazie ragazzi. Riproviamo a sistemare le linee. Ciao. 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 La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Adesso non potremo più farlo questo scherzo. Perché? Con quello che costa, cazzo. È vero. Non c'è 12 senza inculare. Un altro anno di c'è. Le parole sono tutte c'è. Alberto non ci sta. Ma guarda qua. C'è. Bozzo è proprio un c'è. La trasmissione c'è. Noi siamo 5 c'è.